Allora, così riesco a vederlo. Buongiorno a tutti. Sto in piedi, riesco così, vedo anche le slide. Grazie di essere intervenuti, anche numerosi, mi fa piacere. E io vi parlerò principalmente, come vedete, di cultura, ovviamente per quello che riguarda la competenza regionale e per quello che riguarda il lavoro fatto in questi 4 anni e mezzo in regione rispetto a questo tema, quindi alle politiche culturali e a quello che abbiamo fatto in regione, con alcuni spunti anche programmatici appunto per la costruzione del programma, che è un po' l'obiettivo che ci siamo dati con queste tappe, con queste giornate. Poi ovviamente oggi pomeriggio ci sarà anche il tavolo di lavoro tematico che cercherò insieme ad altri di coordinare proprio con l'obiettivo principale di sviscerare i punti o comunque arrivare a scrivere alcuni punti che poi saranno inseriti nel programma. Brevissimamente questione normativa, quindi partiamo dalla Costituzione, dall'articolo 9, che stabilisce, diciamo, il perimetro entro il quale e le funzioni, il perimetro entro il quale si inseriscono le politiche culturali dello Stato, ecco, questo non doveva succedere, dello Stato e della Regione. Queste sono invece le competenze della Regione, che sono regolamentate dal un articolo che conosciamo bene o che conosceremo bene in queste settimane, cioè l'articolo 117 della Costituzione, che dà sostanzialmente alle regioni le funzioni che riguardano la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, lasciando la tutela in capo allo Stato. Ma in realtà l'articolo invece precedente al 117, quindi l'articolo 116, stabilisce che le regioni che sono sostanzialmente in equilibrio di bilancio possono chiedere ulteriori competenze tra quelle anche previste dall'articolo 117, quindi anche la tutela dei beni è una di quelle competenze su cui la regione può chiedere maggiore chiamiamola autonomia. Perché dico questo in maniera così molto veloce? Perché questo è uno dei temi che riguardano il referendum che ci sarà il 22 ottobre qui in regione, e quindi anche quindi se verrà, se passerà il sì e se si applicherà l'articolo 116 della Costituzione, anche le materie culturali avranno, anche la regione sulle materie culturali acquisirà più competenze, in particolare per quello che riguarda, oltre alla promozione e valorizzazione, anche la tutela dei beni. Dal punto di vista più regionale, attuale, le leggi che regolamentano le politiche culturali in Regione Lombardia fino a l'anno scorso, fino al 2016, erano 19 e si occupavano di alcune di spettacolo, alcune di valorizzazione dei beni, altre di altre tematiche, ma erano appunto un corpus di 19 leggi. Quello che è stato fatto in regione e che è quello di cui principalmente vi voglio parlare oggi è stato quello di fare un riordino normativo e quindi di prendere queste 19 leggi e farne una sostanzialmente, che è quella che vedete qui, il testo unico delle politiche regionali in materia culturale, quindi la legge 25 del 2016. Quindi oggi chi fa cultura in Regione Lombardia, per quello che riguarda le politiche culturali, ha come riferimento questa legge, la legge 25 del 2016, che mette insieme tutte le altre 19 leggi e pone anche degli aspetti innovativi. Di cosa si occupa principalmente questa legge, di cosa tratta? Tratta delle politiche culturali in generale, tra valorizzazione, promozione, siti UNESCO e varie altre tematiche. Cosa abbiamo fatto noi come Movimento 5 Stelle, in particolare in Commissione Cultura, di cui faccio parte insieme a
a Paola e Gianmarco e poi in aula durante la discussione di questa legge, la nostra attività è stata principalmente questa: 19 richieste di audizioni in commissione con vari soggetti che si occupano di cultura, 30 emendamenti presentati in commissione e altrettanti in aula, di cui metà approvati, e 9 ordini del giorno presentati in aula, di cui anche questi approvati praticamente tutti. Qui adesso si vede abbastanza bene, quello che abbiamo principalmente, su cosa ci siamo concentrati. Ci siamo concentrati nei nostri emendamenti sulla questione dell'accesso al credito per le imprese culturali e quindi il potenziamento di questo fondo di garanzia che esiste in Regione Lombardia, che è un fondo presso Fillombarda, che dovrebbe concedere credito, cioè dovrebbe agevolare l'accesso al credito per le imprese culturali. Ha delle problematiche di funzionamento e anche di così di diffusione, e quindi una delle nostre proposte è stata appunto quella di migliorare questo istituto del fondo di garanzia, perché pensiamo che chi fa, cioè che la cultura possa generare anche imprese, quindi chi fa cultura e fa quindi, ed è un'impresa culturale, debba avere gli strumenti che hanno anche altre imprese per poter fare questo lavoro e per poter quindi anche fare reddito su questo. E poi ci sono state varie altre proposte, la questione del supporto che Regione Lombardia può dare ai soggetti che lavorano in ambito culturale per partecipare ai progetti, ai programmi europei, anche quelli a gestione diretta, quindi non solo quelli che poi vengono gestiti tramite i programmi nazionali e regionali, quindi quelli in diretta, ma anche quelli gestiti direttamente dalla Commissione europea, quindi quelli a gestione diretta. È ovvio che Regione Lombardia come ente di un certo livello e con una certa grandezza può accompagnare gli operatori culturali in questo percorso di partecipazione a questi bandi che non sono, diciamo, immediati. Un'altra delle questioni che abbiamo affrontato e che sono state inserite nella legge è la questione del crowdfunding, cioè della raccolta, adesso la dico male, della raccolta dei fondi, e cioè il fatto che Regione Lombardia possa promuovere piattaforme informatiche esistenti o anche crearne ad hoc per raccogliere fondi da parte dei cittadini o comunque da parte in maniera strutturata per dei progetti di valorizzazione, riqualificazione e tutela del patrimonio culturale. Esiste l'Arbonus che è fatto, diciamo, a livello nazionale, che prevede anche degli sgravi considerevoli fiscali per chi contribuisce. E quello che potrebbe fare la Regione Lombardia è qualcosa di più piccolo, ovviamente per quelle opere o comunque per quelle cose, adesso passatemi il termine, che rimangono magari fuori dal circuito dell'Arbonus, ma che magari necessitano di interventi sia di valorizzazione che di conservazione. Mi viene sempre in mente l'esperienza fatta, perdonerete se sono un po' autoreferenziale, nella mia città, cioè a Mantova, in cui un gruppo di cittadini sostanzialmente ha raccolto fondi per restaurare la rotonda di San Lorenzo, che è questa chiesa medievale che esiste in pieno centro a Mantova. Il restauro consisteva principalmente nella pulitura dei mattoni che compongono, diciamo, la parte esterna di questa chiesa, questa chiesa circolare, quindi un unico, comunque una, diciamo, dal valore molto importante dal punto di vista storico e artistico. Ecco, questo gruppo di cittadini ha raccolto adesioni con una campagna che si chiamava Adotta un mattone, e ha coinvolto la cittadinanza, che ha finanziato con una quota la pulitura della parte esterna della chiesa. Ecco, questa cosa potrebbe essere fatta in maniera più
organizzata se Regione Lombardia mettesse a disposizione una piattaforma anche informatica che raccolga questo tipo di iniziative fatte anche dagli enti locali o dai privati e coinvolga in questo senso sia i cittadini ma anche le altre istituzioni, anche altri soggetti che non siano solamente i cittadini. Ovviamente senza sostituirsi a quello che comunque deve garantire sia lo Stato che la Regione in termini di investimenti anche nella tutela e nella valorizzazione. Di certo non possiamo affidarci solo al mecenatismo, però è uno dei temi su cui ovviamente in più piccolo si può ragionare anche a livello regionale. Quindi questo era il fatto che grazie a questa proposta anche in Regione Lombardia si possono promuovere, c'è un appiglio normativo per fare questo tipo di discorsi. Ecco. Poi c'erano una serie di proposte approvate rispetto allo sviluppo delle imprese culturali creative, in particolare quelle giovanili. Abbiamo inserito una serie di proposte per la manutenzione, l'accessibilità, quindi anche tutto il tema dell'accessibilità per i disabili, tema su cui ho lavorato molto insieme a Paola Macchi, e sono state proposte e inserite nella legge i temi della conservazione, soprattutto per quello che riguarda un altro patrimonio importante che ne abbiamo in Regione Lombardia, che è quello archivistico. Archivi, musei e biblioteche, che anche da questo punto di vista abbiamo inserito dei passaggi normativi chiari per arrivare alla valorizzazione tutela e valorizzazione di questi beni. Poi, come vi dicevo, ci sono una serie di ordini del giorno approvati in aula. L'ordine del giorno non è una modifica alla legge, ma è un atto che viene allegato alla legge, quindi viene approvato insieme alla legge, ed ha comunque una direzione e indirizza le politiche regionali su quel tema. Per esempio, uno degli ordini del giorno approvati riguardava la valorizzazione e il sostegno al patrimonio dell'archeologia industriale, che è un altro tema importante nella nostra regione. Tutte quelle insediamenti produttivi che vanno dai primi del Novecento, ma anche negli anni 60, negli anni 50 e 60, che poi adesso sono stati o dismessi o perché le imprese hanno delocalizzato per qualsiasi altra ragione più o meno contestabile. Bene, però quello si tratta di un patrimonio importante che nella nostra regione è molto diffuso e anche quello ha bisogno di una sua valorizzazione, di una sua conservazione anche dal punto di vista storico e artistico in alcuni casi, perché si tratta in alcuni casi anche di beni che hanno un certo valore anche da questo punto di vista. Poi c'è stato sempre il tema dell'accessibilità e dell'attenzione alla disabilità nello spettacolo dal vivo. C'è stato il tema delle imprese culturali creative, cioè il fatto di imporre a Regione Lombardia di promuovere spazi di co-working e non solo, in cui le imprese culturali creative possano trovare a prezzi agevolati o addirittura gratuitamente lo spazio per mettere in pratica quello che la loro attività anche imprenditoriale. Questo io lo sottolineo molto, cioè noi di cultura si mangia, anche se c'era qualche ministro che diceva di no. La cultura non è solo valorizzazione, tutela, conservazione del patrimonio, ma è anche imprenditoria, cioè esistono anche soprattutto in Lombardia, sia nello spettacolo ma anche in altro, quindi non solo danza, musica, teatro, ma anche altro, imprese che fanno cultura e fanno anche però impresa, quindi vivono legittimamente, fanno questo. Ecco, noi su questo dobbiamo, e questo sarà uno dei punti del programma, dobbiamo accompagnare queste imprese a fare questo, dobbiamo agevolarle. Uno dei punti è appunto questo, cioè il fatto di mettere a disposizione spazi e non solo. Poi la questione della conservazione programmata, il penultimo punto, e cioè il fatto di prevedere e quindi il fatto che la Regione si impegni a prevedere periodicamente anche con strumenti e sistemi innovativi, e quindi qui c'è anche un filone che si apre di quello che può essere
appunto l'aspetto della sperimentazione e del fatto del coinvolgimento delle imprese nel creare questi sistemi innovativi per la conservazione, prevedere la conservazione programmata dei beni, perché noi tutti sappiamo che un bene culturale, ma in generale un bene, se ha, diciamo, una conservazione programmata nel tempo e costante, ovviamente è un investimento, perché ci saranno dei costi minori nel tempo per mantenerlo nello stato attuale, piuttosto che sostanzialmente abbandonarlo e poi intervenire quando la situazione è critica, aumentando a dismisura i costi di manutenzione. E poi ritorna l'aspetto, l'ultimo punto, l'ultima stella del fondo di garanzia. Questo per quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che noi dobbiamo aiutare le imprese culturali e creative, e quindi uno dei punti è appunto sempre la questione dell'accesso al credito. E tra l'altro questo ordine del giorno era diciamo collegato a un'iniziativa dell'Unione Europea, cioè del fatto che è stato fatto un bando, diciamo, dalla Commissione Europea per questo fondo di garanzia gestito dalla Banca Europea per gli investimenti, che metteva a disposizione queste garanzie appunto sul credito, cercando intermediari finanziari, quindi banche disponibili nei vari stati membri ad aderire a questo fondo e poi a mettersi a disposizione delle imprese culturali creative. Quello che noi chiedevamo era il fatto che Finlombarda, che è la società finanziaria di Regione Lombardia, che è equiparata, adesso la semplifico molto, mi perdonerete se dico delle cose non inesatte, però insomma troppo semplicistica, comunque che è equiparata a una banca, o da questo punto di vista lo può essere, di partecipare lei come intermediario a questo fondo, a questo bando dell'Unione Europea, a questo fondo di garanzia europeo, per poi avere un canale privilegiato per gestire, diciamo, l'accesso al credito delle imprese culturali creative lombarde. Bene, io rimango convinto che questa poteva essere una strada, diciamo, quantomeno, se non percorribile, come si può dire, di cui si poteva ragionare in maniera, diciamo, dettagliata. Finlombarda, Regione Lombardia, nonostante l'approvazione di questo ordine del giorno, perché effettivamente io l'ho messo tra gli approvati perché così è stato, non ha ancora dato seguito a questa proposta. Ripeto, non sto dicendo che si può fare da domani mattina, però un interesse maggiore secondo me poteva essere dato, invece è stata liquidata come ci sono delle criticità di vario tipo, quindi non vogliamo fare altro, eccetera. Però il problema dell'accesso al credito e del funzionamento di questi fondi esiste, perché anche Finlombarda e Regione Lombardia ha un fondo di garanzia che tra l'altro io avevo messo, va bene, comunque adesso non lo trovo, poi quando questo, ha questo fondo di garanzia aperto, questo è per coloro che operano nello spettacolo, che funziona un pochino di più, però ce n'è uno anche per coloro che operano solamente nelle imprese culturali creative. Bene, c'è un problema di accesso, cioè questo fondo non è praticamente utilizzato, perché le banche chiedono delle garanzie che le imprese culturali creative non riescono a dare, e quindi c'è tutto questa problematica. Ecco, quindi secondo noi quello è un tema che va affrontato con maggiore forza. Poi, questa la lascio da parte un attimo. Questo è l'articolo 42 della legge, dove, diciamo, si dà tutta contezza di quelli che sono i vari strumenti finanziari che la Regione usa per finanziare, quindi per dare i soldi a chi fa cultura, quindi risorse di parte corrente per progetti, iniziative e attività di promozione, risorse in conto capitale per gli investimenti, risorse in conto capitale per i fondi di rotazione e per il recupero e la riqualificazione e la conservazione, quindi quello che riguarda la tutela, risorse in conto capitale per i fondi di garanzia, quello che dicevo prima, eccetera eccetera. Quindi qui l'operatore si trova, questo articolo ha tutto il panorama, diciamo, dei fondi che può, o comunque degli strumenti finanziari che può avere a disposizione per essere finanziato da Regione Lombardia. Il tema dei finanziamenti è un tema abbastanza così problematico, perché
i fondi che la Regione Lombardia investe in cultura sono scarsi, questo sicuramente. Poi vedremo anche una proposta in questo senso. Bandi regionali, questo è solo per darvi una panoramica dei bandi attualmente aperti, che riguardano vario tipo, questo riguarda lo spettacolo, questo riguarda la valorizzazione turistica culturale, nella legge c'è un richiamo molto forte al legame fra cultura e turismo, e quindi questo è finanziato addirittura anche con fondi non solo che riguardano la cultura, ma anche che riguardano l'assessorato, quello che si potrebbe definire il turismo. Questo riguarda invece è il fondo per il sostegno alle produzioni cinematografiche, quindi riguarda il cinema e comunque le produzioni audiovisive. Questi sono fondi per gli enti locali che per la valorizzazione dei beni culturali, sono 600.000 euro, detta così magari sembra anche tanto, però se voi pensate che è per gli enti locali, quindi per tutti i comuni lombardi, è fino a esaurimento risorse, quindi finiti quei 600.000 euro non c'è più niente, e soprattutto si possono finanziare progetti per un massimo di 20.000 euro, cofinanziare progetti per un massimo di 20.000 euro. Quindi il comune al massimo può prendere 20.000 euro da questa cosa. Ovviamente questo è uno dei temi, cioè questo strumento può anche essere efficace, ma il tema delle risorse con cui è stato finanziato sono evidentemente insufficienti. Questa è la questione della legge 50 e magari ci torno su dopo. Qui era semplicemente una piccola digressione sui siti UNESCO in Lombardia. Voi sapete che la Lombardia è in Italia è la regione che ospita il maggior numero di siti UNESCO, e anche questo è un tema sia in termini di valorizzazione che di promozione. Ovvio che i siti UNESCO sono già inseriti in un circuito, di valorizzazione importante. Torno indietro all'ultima cosa, che è questa: le attività di rilevanza regionale. Uno degli aspetti innovativi di questa legge è il fatto che è stato inserito questo articolo, cioè il fatto che la Regione dice: noi individuiamo le attività che sono cosiddette di rilevanza regionale, quindi coloro che fanno, più che altro i soggetti pubblici o privati che fanno attività di rilevanza regionale, e a loro facciamo un elenco, magari uno per provincia o due per provincia, e a loro diamo, come si legge nel comma 3, stipuliamo convenzioni per rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale, e gli diamo anche dei soldi. Secondo me questa è una cosa interessante, peccato che al momento questo articolo è inattuato. Perché è interessante? Perché si potrebbe individuare questi soggetti e garantire a questi soggetti un finanziamento programmato negli anni, in modo che possano fare anche programmazione, e dare anche a questi soggetti, oltre a questo finanziamento o in virtù di questo finanziamento, il compito di intorno a loro far crescere o far sviluppare altri soggetti che fanno cultura, magari più piccoli, e quindi si valorizza, secondo me, in questo modo i territori e le attività che vengono fatte sui territori, con un soggetto più grande che catalizza anche i soggetti più piccoli, e la Regione investe sul soggetto più grande che però poi con la sua attività culturale coinvolge anche i soggetti più piccoli, piuttosto che parcellizzare i fondi che sono pochi in tante piccole iniziative che magari non hanno un filo conduttore e quindi rimangono fine a se stesse e non creano valore aggiunto. Scusate se mi sono dilungato, vi ringrazio, dopo ci vediamo poi al tavolo di lavoro.